Ringrazio. È bello che ce lo siamo detti 10 minuti fa. Perché ci dimentichiamo sempre di registrare? No, Ed è brava. Ele, non puoi tu farci il nostro ricordo della registrazione? Bene. Fai così, Ele. Ti va? Possiamo darti questo compito, come si fa in oratorio, che dai ai bimbi un compito a casa. Tu sei responsabile della chiusura delle finestre, tu sei responsabile di buttare quei compiti. No, però questo è fondamentale, Ele, perché ci stavamo completamente dimenticando di nuovo. Bene. Grazie. Elena, non viverla come tu raccogli i palloni a fine giornata. No, ma no. Cosa impegnativa. Ele, Ele, l'hai capito, vero? Una cosa Ele, l'hai capito, faccela vero? così. Grazie, Ele. Sapevo dicendolo che potevo dirlo. Siete riusciti, ragazzi, a fare il lavoro? No, non ci siamo riusciti, Chiara. Sì. Questa Allora volta c'è vai. stato. Vai, Lollo, dimmi. Questa volta c'è stato un countdown più lungo, per cui abbiamo avuto più tempo per metabolizzare che stava finendo, perché la prima volta ci si è chiuso tutto e fine, per cui Molto da bulli. è stato più. Ho cliccato e è andata avanti la presentazione. Veramente su Spoiler! È un grosso apprendimento Sei questo, eh. spaventato con quel verso. Cosa ferra? Hai messo un suono che mi ha spaventato. Cos'è uno strumento? Ragazzi, volevo dirvi questo, Massimo mi ha rivelato che quando si usano troppo lo stampatello maiuscolo è come se fosse un urlato. Lollo? Digitalmente Secondo così. voi dice qualcosa questa Ma cosa vuoi. di me? Dovrei farmi due domande. È il tuo carattere preferito, diciamo. Lollo, preferivo quando avevi la connessione che non andava, io te lo dico. Mi vedi anche domani sera, tu lo sai, sì, quindi Sì. perché abbiamo anche riunione, per cui. Aia. Due su due. Vabbè. Virginia, tu sei di Vico Lungo? Perché non mi ricordo. Sì. Ah, ok, come Pietro, giusto? Sì. Però c'è un terzo anche di Vico Lungo. Io. Edoardo. Edoardo, sì, scusami, Edoardo. Edoardo lo so che è di Vico Lungo. Scusami. Ragazzi, io ho fatto delle estati a Vico Lungo a giocare a calcio balilla col Massa dal Robertone in piazza, quindi vabbè. Che adesso non Come so mai se è ancora. andavi fino là? Ah! Ma perché suonavo con dei ragazzi di Recetto, quindi si usciva lì in quella zona, Recetto, Sannazzaro, Vico Lungo, Villata. Si stava lì. No, a me piaceva un sacco poi quel. Cioè, il calcio balilla era meraviglioso. C'è ancora? Non lo so se c'è. Esiste ancora quel bar lì in piazza? Ah, sì, però non ci va più nessuno. Ecco. Proprio ti ha ammazzato, scusa. No, mi spiace. Edoardo, l'hai detto come lo direbbe Max Pezzali che fa quelle canzoni che io non sopporto, c'è gli anni che mi taglierei No, veramente dalla mia vita. è brutto da dire perché anche i miei genitori me lo dice, cioè me l'hanno sempre detto, però no, Logico. c'è, ma non è più come una volta. Ma niente più come una volta. Esatto. Non ci sono più le mezze stagioni. Oddio, Anna. Mamma mia, Anna. L'euro. Forse Queste ci cose siamo sono tutti. 1.000 lire. Massimo, ci siamo tutti. Sto guardando se Francesco è riuscito a rientrare, perché aveva dei problemi di connessione, ma non lo vedo. Vedo un Tony e Elisa che hanno. Non so se è spenta la telecamera, però non li vedo. Gli unici due che non vedo in telecamera, però gli altri mi sembra di sì. Ok. Allora possiamo iniziare. L'unica cosa, Tony, ci date un segnale di vita? Tony, ci siete? Se non Tony. Ma nel gruppo c'erano e hanno anche partecipato. Erano vivi, Erano fantasmi. erano anche vivi. Esatto. Io inizierei, poi in qualche modo magari gli scrivo. Scriviamo? Sì, vuoi farlo tu? Grazie, Lollò. Sì, prego.
Ok. Allora, siete riusciti a fare il lavoro? Sì? Ok. Allora, direi che partiamo dal fondo, sto giro. Il gruppo 5, ecco, vi chiediamo ragazzi di essere molto sintetici e se ci sono però delle domande, questo è il momento giusto per farle. Così ci sintonizziamo e insomma vediamo se il linguaggio che stiamo usando è comprensibile per tutti. Gruppo 5, chi va? Allora, parlo io, abbiamo deciso così. Allora, la frase che abbiamo scritto è cambio di prospettive, che vabbè, okay. Frase. Cambio di prospettive perché nei due incontri che abbiamo fatto ci siamo molto concentrati sull'immedesimarsi nell'altra persona, nella persona che si ha davanti, nel capire che cosa la attira, quali sono le sue caratteristiche, e quindi ci sembrava molto giusto scrivere cambio di prospettive perché è effettivamente un ribaltamento totale di quello che si può vedere dall'altro lato. Ok. Sono emerse delle domande, Alessio? Non mi pare. Ok. Se possono confermare in realtà gli no. Altri. No, in realtà no. No, no. Domande no. Edo? No, okay. No, zero. Ok. Cose non chiare? Ok. Va bene. Allora, gruppo... Massimo, possiamo andare avanti? Tony mi dice solo... Sì. Tony mi dice solo... Ok. Perfetto. Danno... Credo gli sia andato in palla, eccolo. Sì, anche Francesco era uscito un attimo. Anche Gian. Ok. Ci sono. Ciao Gian. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ok. Massimo, devi dire qualcosa? No, no, dicevo solo che ho ammesso quelli che erano usciti. Una... Perfetto. Ok, allora, gruppo 4. Ok. Noi abbiamo, diciamo, individuato due parole che riassumono tutte le parole che abbiamo condivisi. Uno è immedesimazione e l'altro è ricerca. Immedesimazione comprendeva, vabbè, un'altra parola è analisi, perché immedesimazione nel senso appunto mettersi dalla parte... dall'altra parte, un po' quello che hanno detto il gruppo prima, e analisi era una parola che però era sempre in, diciamo, stretta relazione con immedesimazione. E l'altra parola, teamwork, perché appunto in questi incontri si è evidenziato quanto questo sia un lavoro comunque di... diciamo, un lavoro che facciamo collettivamente fra di noi, fra noi animatori insieme comunque, soprattutto appunto quando pensiamo, diciamo, al nostro oratorio, no? Quindi come abbiamo lavorato in questi incontri, ecco, ci è sembrato una parola chiave. E ricerca invece riguarda... la questione di trovare degli strumenti più, diciamo, attuali e efficaci per appunto trovare una chiave di lettura dell'identità di un oratorio che è appunto un'identità cristiana, diciamo, in relazione con gli interessi che può avere appunto chi frequenta un oratorio, quindi le famose personas di cui abbiamo parlato. Quindi questa è anche un po' una domanda in realtà, cioè non è solo una parola chiave, ma appunto una speranza anche di trovarli, ecco, nel corso di questi incontri, cioè di individuare questi strumenti più efficaci per... Quindi, Rachele, per mettere gli strumenti più efficaci, per mettere in dialogo le nostre personas con la nostra proposta, sostanzialmente, se ho capito, giusto? Ok, ok. Tre.
Allora, Silvi. Noi abbiamo cercato un po' di sintetizzare quello che è emerso e le parole sono un po' empatia e intercettare, cioè sia appunto il singolo che abbiamo di fronte, ma anche il gruppo, perché ovviamente ci siamo detti, ok, l'attività che noi proponiamo non è solo per un singolo, ma per un gruppo. E infatti un po' la domanda che è venuta fuori è, dato che ci stiamo in questi due incontri concentrati su una personas, che poi immagino sarà verrà fuori durante il corso, e come concretizzarlo poi in un lavoro di gruppo. E la seconda parola è un po' collaborazione, perché ovviamente oltre a capire che abbiamo di fronte, dobbiamo anche capire e creare un dialogo con chi abbiamo di fianco, cioè i nostri appunto collaboratori, i nostri amici animatori, educatori con cui lavoriamo per creare poi l'attività per il gruppo, ecco. Spunti interessanti. 02. Chi va dei grandi, dei vecchietti? Eccoci, ci sono. Mi dite solo se sentite, perché prima ho avuto un po' di problemi Franci. Con la connessione. Ok, perfetto. Il 4G ci assiste. Allora, da noi le parole che sono... La prima parola che è venuta fuori subito è stata empatia. Cioè l'idea che ci ha colpito subito in questi incontri è stato proprio del passare un po' dall'altra parte. Cioè del partire da impostare tutto, partendo non tanto dalla frenesia che abbiamo di comunicare qualcosa e quindi dire, ok, gliela devo dire prima possibile e anche studiare come fargliela, come dirgliela. Ma partire prima di tutto dall'altra parte, cioè dire cosa mi aspetto, cosa vorrei ricevere e non agire solamente in quella direzione, quindi non è che gli do quello che loro vogliono, però capire, fare un po' una sintesi tra quello che loro potrebbero aspettarsi, quello di cui loro hanno bisogno e quello che io devo dare. Perché un po' la difficoltà che ci abbiamo avuto un po' tutti è stato quando Massimo ha detto, beh, però siete andati molto nello specifico, cioè come dire, volate un po' più basso, no? Ecco, la cosa ci ha spiazzati un po' tutti, perché abbiamo detto, ma come? Cioè, ma prima o poi le cose non gliele dobbiamo dire in qualche maniera, no? Siamo andati troppo nello specifico, perché forse ci siamo accorti che siamo partiti tutti, va bene, l'empatia, però, ok, dopo averci ragionato un pochino, mo ti sparo tutto in faccia, quello che ho bisogno di dirti, no? E quando Massimo appunto ci ha detto, però siete andati tutti nello specifico, ci siamo trovati tutti un po' spiazzati. E quindi che cosa significa stare sul superficiale? Cioè dire, ma nel senso stare superficiale vuol dire che andiamo avanti su questa linea o prima o poi, dopo averli catturati un pochino, andiamo più nello specifico? Cioè, ci siamo trovati un po' in difficoltà rispetto a questo. Cioè, tra virgolette, quando si inizia a fare sul serio, ecco, insomma, non so se ho reso l'idea. Perché giustamente abbiamo detto, beh, noi però cioè, abbiamo l'esigenza di arrivare a parlare di certe cose, no? E quando è che iniziamo? Cioè, c'è un limite, lo possiamo capire, ci sono dei sintomi in cui guardiamo, diciamo, ok, sono pronti, possiamo andare, eccetera. Perché qualcuno diceva, si faceva un po' il problema, che magari mettendosi dall'altra parte, io dico, io ho degli argomenti e non so se loro sono pronti a sentirsene dire certe cose. Cioè, ok, quindi magari a volte c'è un po' questo freno. E niente, in generale questo. Posso aggiungere una cosa velocissima che forse ha interrogato velocissimo, cioè ha interrogato un pochino più me, e quindi era più sul... Cioè, quando tu dicevi, Massimo, forse avreste dovuto stare un po' più indietro, no? Ci siete stati già tantissimo nel generale. Io mi sono un po' chiesta a casa, no? Che cosa avrei fatto allora alla luce di quello che hai detto tu, ma ho fatto fatica nel pratico a capire come. E quindi forse è una cosa che mi è rimasta, perché non mi sono accorta che non sapevo come. Ok. Ma volete che risponda o andiamo avanti al fondo poi? Perché se la risposta non spoilera il resto del corso, sì. Allora, la prima risposta spoilera. Porca miseria, però non so. Facciamo un sondaggio. Spoilera. No, se no finiamo il giro, adesso non so quanti... È così, dai, che magari è una cosa che riemerge in altri, sì, quindi... Sì, assolutamente. Forse la domanda di Francesco è
anticipa un po' il lavoro che faremo da adesso in poi, mi sembra. Forse la quella di Marta è più specifica. Sì, cioè il fatto... circoscritta. Ma in realtà si assomigliano abbastanza, no? Cioè, se ho capito bene la domanda, perché poi a volte anch'io magari... se ho capito bene la domanda, in realtà un po' si assomigliano, nel senso che il problema quando si tratta di costruire dei progetti che siano comunicativi o che servano a comunicare è sempre quello di andare subito in pressione, no? È qualcosa che facciamo naturalmente. L'altro giorno riflettevo con un amico che ci sentiamo tutti, noi che facciamo comunicazione, a dover riempire dei silenzi. Cioè, quando stai parlando con una persona ti viene sempre da aggiungere qualcosa, no? E quindi dire, e allora ti vengono fuori argomenti del tipo il tempo, il Covid e altri argomenti che in questo momento sono così. In realtà questo metodo che stiamo esplorando un po' insieme è un metodo che ti dice prova un attimino a stare davvero indietro, cominciare ad ascoltare e poi cominciare a fare dei passi che sono passi successivi. E qua poi vado nella risposta che non voglio spoilerare a quello che chiedeva giustamente Francesco. Per cui il vizio nostro è quello di metterci subito nell'attività, subito che di tutti, me compreso, il fatto di subito pensare a cosa dire, cosa fare, materialmente cosa organizzare, come, cioè essere subito operativi, mentre in certi casi varrebbe la pena stare un attimino indietro, stare un attimo in ascolto, in osservazione, metterci un pochettino più in quei panni lì, no? Anche per esercitare un po' l'empatia. Però non so, Marta, se ho capito bene la domanda, questa è un po'... Cioè, non so se puoi rispondermi adesso, ecco, nel senso, però forse io ho proprio fatto fatica a trovare delle strategie, cioè delle risposte a un po' agli interrogativi che ci eravamo fatti noi sul nostro personas. Cioè, come lo avviciniamo alla luce di quello che hai detto tu? Cioè, ho proprio fatto fatica praticamente a capire che cosa volesse dire. Non so se poi può essere un sì. Lavoro che si fa a parte, un po', magari se ci aiuti un po' a capire che cosa avremmo dovuto rispondere magari. Sì, sì. Certo. È una questione di termini, secondo me, anche, nel senso che quello che magari io chiamo temi o contenuti, per voi sono qualcos'altro, no? Cioè, per me il tema, il contenuto è l'argomento, quindi con che tipo di argomento, con quale argomento vai a interessarlo, vai a stuzzicarlo, a trovare il modo di inizialmente agganciare il suo interesse, no? E quindi il contenuto poi può prescindere da se glielo passi in un incontro di gruppo, piuttosto che su un social network, piuttosto che con un messaggio di WhatsApp, un volantino, un evento, qualsiasi cosa. Però quello, il contenuto è quello. Se si vuole parlare di amicizia, il contenuto può essere l'amicizia a una certa età, trovare nuove amicizie, scoprire nuove amicizie, farsi una cerchia di amici, cioè il contenuto poi viene declinato in micro, in sottocontenuti, sottocategorie. Da lì in poi crearsi nuove amicizie, come lo declini, usi lo strumento Zoom, incontro di gruppo, magari intervista con uno, dato che uno dei vostre personas era appassionato di calcio, se non mi ricordo, forse mi ricordo male, scusatemi, ma ne sto facendo un po' di personas in questo periodo, però il tema potrebbe essere come trovare una nuova cerchia di amici utilizzando l'argomento calcio. E quindi magari con Zoom organizzi un'intervista a qualche calciatore, qualcuno che magari ha fatto il salto di qualità, no? Dato che si può sfruttare la tecnologia per andare a beccare qualcuno che non è tanto alla nostra portata, per esempio, perché gli dai un link e lo intervisti. Questa è l'applicazione magari finale, no? Quindi nello specifico è trovare la tematica, l'argomento, e poi dalla tematica all'argomento provare a declinare la parte finale, quindi lo strumento che utilizzi,
la, che cosa vuoi ottenere da quell'argomento e soprattutto per chi lo stai facendo. Ok, quindi ad esempio c'è una risposta a quali temi potrebbero avvicinarlo, amicizia poteva andare bene. Sì, poteva okay. essere amicizia, poi quell'amicizia lì, rimanendo non tanto superficiali, ma al livello in cui si trova quella personas, va declinata. E questo un po' entra in quello che faremo oggi, come tipo okay. di attività. Okay. Per cui se io dico che il suo grande tema è l'amicizia, devo andarlo poi a declinare nella posizione, nel posto in cui si trova questa persona, ma di posti oggi ne parleremo, cioè di luoghi o di step, di momenti ne parleremo oggi e vediamo se, cioè spero di, che ti quadri un po' di più la cosa. Ok, grazie. Gruppo 2, avevate altre parole? Franci, empatia? E poi con queste domande aperte. Sì, esatto. Giusto? Perfetto. Sì, ok. Sì. Gruppo 1? Noi abbiamo riassunto un concetto in uno slogan. Sì? Che per guardare avanti bisogna guardarsi intorno. Nel senso che guardarsi... Noi, dal punto di vista degli educatori... costruire un progetto per i ragazzi, bisogna guardare ai ragazzi e quindi per lo, partendo dall'interpretare i loro desideri, i loro sogni e creando qualcosa di bello adatto a loro. E questo. Efficace, grazie. Ok. Allora, proverei adesso in realtà a mettere insieme le cose che avete detto e anch'io ho provato a rispondere a questa domanda. È interessante perché mi sembra che siamo ben sintonizzati. Sottolineo subito alcune cose che non avevo inserito, che mi sembrano importanti delle cose che avete evidenziato. L'aspetto, il tema del gruppo. Quindi, come diceva Rachele, l'importanza di aver sperimentato un po' che questo metodo non lo possiamo far da soli, ma abbiamo necessità di condividerlo con altri. E questo lo trovo molto interessante, molto significativo. Sembra la scoperta dell'acqua calda, ma non lo è, perché tante volte noi negli oratori non lavoriamo in equip, ma ci sono uno o due persone che decidono per tutti. Invece è molto interessante, secondo me, l'appunto che avete fatto come gruppo. L'altra questione di come mettere in dialogo la nostra proposta con le nostre personas, ok? E anche questo aspetto che trovo anche bello, che diceva Silvia, cioè che finora abbiamo parlato di singoli, ma poi noi ci troviamo a lavorare con dei gruppi. Quindi queste cose le sottolineo e le terrei lì. Adesso proverei a proporvi un po' una sintesi, ecco. Appunto, partiamo dagli apprendimenti. Apprendimenti sono quelli che abbiamo già condiviso e che abbiamo visto insieme adesso. Allora, aspettate solo un secondo. Ecco, ho già fatto un pasticcio, scusate. Perché non... Ecco qua. Non vedevo lo schermo. Allora, scusate. Allora, questo metodo, come avete voi evidenziato, è un metodo che pone al centro della nostra azione educativa, perché è quello che noi facciamo, un'azione, il nostro bambino, adolescente e giovane. Quindi al centro, come voi avete detto, la parola empatia è tornata tantissimo e credo che sia significativo. Quindi mettiamo al centro loro. Questo metodo di lavoro, che cos'è che mette in evidenza? La necessità di conoscere a chi ci rivolgiamo per migliorare e rendere più efficace la comunicazione e l'offerta della nostra proposta formativa ed educativa. Il fatto di conoscere, ok, a chi rivolgiamo la nostra proposta ci dà delle informazioni importanti che ci permettono di rendere più efficace ciò che comunichiamo, ma anche come lo comunichiamo, e l'offerta della nostra proposta. È interessante perché la parola offerta potrebbe essere declinata anche quando parliamo di cliente prodotto.
Però non ci dimentichiamo che quando andiamo ad educare noi stiamo facendo un'offerta di una proposta che poi il ragazzo potrà accettare o meno. Però deve essere chiaro che noi arriviamo con qualche cosa da offrire. E anche su questo direi che è necessario tante volte prenderci il tempo per chiarire qual è l'offerta che noi facciamo. Credo che il lavoro sui temi che Massimo ci ha fatto fare l'altra volta sia molto importante, perché da una parte questo ci impone di chiederci quali sono i temi del nostro ragazzo, ma vuol dire che anche noi però abbiamo dei temi da proporre e da offrire. A questo punto possiamo chiederci come possiamo imparare a conoscere i nostri ragazzi. E un aspetto interessante su cui abbiamo lavorato è imparare a farci le domande giuste. Educare vuol dire farci delle domande. Farci delle domande e delle domande giuste sono delle domande che ci portano a entrare in relazione e in dialogo con il nostro ragazzo. Quindi, che cosa so di lui, di lei? Come faccio a conoscerli? Che cosa faccio per conoscerli? E su questo potremmo fare tantissimi esempi. Posso andare a vedere la sua pagina Instagram, posso decidere che faccio delle videochiamate una volta al mese per farmi una chiacchierata con lui, posso pensare che gli mando un messaggio, posso pensare che nel gruppo ogni educatore abbia 2 o 3 ragazzi di riferimento che contatta in modo tale che non si perdano. Quindi, che cosa faccio per conoscerli? Terza domanda, credo importante, che è quello su cui abbiamo lavorato moltissimo, è: quanto tempo dedico a conoscere il loro mondo e la loro vita? Tante volte noi partiamo con le riunioni già con l'ansia, con la pressione, come diceva Massimo, di definire che cosa gli facciamo fare, ma non ci prendiamo del tempo, anche mezz'ora intere, per chiederci loro dove sono posizionati. Cioè il ragazzo che andiamo a incontrare, dov'è in questo momento? È stato in questo momento di Covid. La prima domanda che dobbiamo farci è: dov'è il ragazzo che adesso andiamo ad incontrare, che incontreremo nella nostra videochiamata? Altra domanda importante è: che cosa è importante conoscere di loro? Abbiamo parlato tanto con Massimo di linguaggi, che cosa gli sta a cuore, di desideri, chi frequentano, come è organizzata la loro vita, come trascorre il tempo libero. Tante volte anche su questo ci fermiamo molto sui desideri, su che cosa per loro è importante, però credo che anche l'aspetto del linguaggio, di come passano il tempo libero, sia centrale. E poi l'ultima domanda interessante, che è più una domanda progettuale direi: che cosa faccio di ciò che ho conosciuto? Cioè, se io conosco delle cose del mio ragazzo, come le uso per organizzare, pianificare, pensare ad un percorso, ad un incontro? E questo però dobbiamo dircelo, e credo che ci siate arrivati anche voi sentendo alcune, pensavo anche la condivisione del gruppo di Francesco, che però questo non basta per educare. Cioè non possiamo pensare che l'educazione sia solo accoglienza, sia solo conoscenza. Siamo un po' figli di un'educazione un po' rogersiana, in cui l'obiettivo è quello di accogliere e semplicemente far crescere. Cioè, come se io avessi una bella pianta, il compito dell'educatore è quello semplicemente di metterlo nelle condizioni perché la crescita sia perfetta. Però educare non è solo questo. Perché per educare dobbiamo pensare che ci mettiamo in una dimensione di cammino, di crescita, di stimolo, di accompagnamento. Dobbiamo pensare che andiamo a disseppellire delle risorse e portare alla luce. Educare e offrire con coraggio e fermezza una proposta, una direzione che permetta il cambiamento. C'è un rischio. Quando Francesco diceva qual è il confine tra l'assecondare quello che la personas offre e quello che la nostra invece proposta, cioè qual è l'equilibrio, come lo possiamo trovare? Beh, sicuramente dobbiamo prima di tutto metterci nella condizione di rischiare e di avere un po' di coraggio. Educare vuol dire mettere il ragazzo anche nelle condizioni di attivare dei cambiamenti, di uscire dalla zona di comfort e di apprendere. Quindi credo che l'educatore, partendo dai dati che abbiamo, grazie all'analisi, al metodo che stiamo un po' imparando, debba però avere anche quella buona dose di coraggio e di fermezza. Quindi per concludere potremmo dire che il metodo che abbiamo provato un po' ad approfondire ci aiuta a mettere al centro, l'importanza di curare il come noi offriamo, organizziamo e gestiamo la nostra proposta educativa.
cioè acquisiamo una serie di informazioni che ci permettono di modulare il linguaggio, i metodi, e questo ci permette di sintonizzarci con la vita del ragazzo. E come vi dicevo, educare però vuol dire anche trovare un equilibrio tra l'accoglienza e la gratificazione, perché ovvio che un bravo educatore non deve solo vendere un prodotto. Cioè, il nostro obiettivo di questo lavoro non è sapere come offrire al meglio il nostro prodotto educativo per corrispondere pienamente ai bisogni dei nostri ragazzi, perché educare è trovare questo equilibrio tra una gratificazione ma anche il coraggio di portare il ragazzo oltre, metterlo in cammino, metterlo anche in un processo di crescita. Questo un po' per provare a sintetizzare, però ripeto, sono aspetti che avete anche voi in realtà evidenziato, direi. Massimo, a te. Sì, aggiungo che in realtà poi se si vuole fare veramente una visione a... come si dice, a panoramica di quello che è questo tipo di metodo, che ripeto, è un metodo che applichiamo molto in comunicazione quando si lavora con i brand. Il metodo dice che da una parte tu hai un'identità tua, dall'altra hai un'altra identità che deve accogliere la comunicazione, e tu devi cercare tutto ciò che è contenuto, tema, di interesse dell'altra persona, ma mantenendo la tua identità. Quindi è vero che bisognerà parlare di amicizia, di affetti, di amore, tutto, però il taglio che gli dai è il tuo, la lente dentro la quale vedere queste cose è della persona che sta dall'altra parte. Quindi se tu conosci bene la persona che sta dall'altra parte, hai gli strumenti, hai la possibilità di andarlo a interessare, perché altrimenti non ascolterà nulla di quello che dici, minimamente. Poi si deve fare per step successivi, un po' come capita nelle relazioni. La prima parte delle relazioni è: ciao, come stai? Ciao, come va? Mi chiamo Massimo, tu come ti chiami? Cioè ci sono dei passaggi intermedi rispetto a dire usciamo insieme. C'è una dicitura del marketing, per chi lo conosce, cioè che il marketing spesso è continuare a chiederti di uscire, e quando una persona ti chiede di uscire con lei o con lui, no? Ti chiede, quindi fa già un atto di comunicazione. E mentre quello che si chiama branding, cioè darti dei motivi per uscire con me, è darti dei motivi per uscire con me, punto. Non è continuare a chiedertelo. Se io ti do un motivo, tu per forza quel motivo lì lo sfrutti magari per avvicinarti, per capire un po' di più. Per cui il tema in questo caso è dire: io ti conosco così bene che ti do dei motivi per venire in oratorio, per cominciare a frequentarlo, che spesso devono partire dalla tua motivazione, dai tuoi interessi, però senza snaturare la mia identità. Questo non è facile, però è il modo più efficace, perché altrimenti io rimango sulle mie posizioni, sulla mia identità, e quindi una cosa come l'amicizia te la chiamo relazione complessa tra esseri umani, e tu c'hai 15 anni e dici: ma a me che me frega di sta roba? Però poi se la chiamo vai oltre il bella zio, allora dici: ah, ho detto bella zio, cioè cominci a dare degli spunti, no? Però stai parlando di amicizia, quindi cominci ad avvicinarlo. Questo è un po' l'idea, cioè anche le personas, prima si parlava di andare nel particolare per poi stare nel generale, i gruppi, è giusto, le personas non sono così specifiche, sono così specifiche se tu hai dei dati oggettivi molto inseriti nel tessuto, come i big data o gli small data, chiamateli come volete, ma in realtà si potrebbero poi assolutizzare. Cioè io sono convinto che alcune caratteristiche, temi di vita, credenze, comportamenti di tutte qua cinque le vostre personas in qualche modo si possano, non dico accomunare tutte, ma la maggior parte. Per cui poi fai dei supergruppi, no? Quindi dici: ma sì, si assomigliano un po' tutti.
però sei andato nello specifico per poi tornare nel generale, non hai generalizzato. Ecco, forse è quello il rischio che vedo sempre un po', è quello di fare lo stereotipo. Il tamarro è il tamarro, punto. E quindi non verrà mai in oratorio, non gliene frega niente. Qua poi si apre tutta la parentesi di che cosa è più facile o che cosa è più difficile per noi. Parentesi aperta e chiusa, ma senza giudizio. Giudizio. La ragazzina può darsi, delle cinque persone, la ragazzina può darsi che sia quella un po' più facile da avvicinare rispetto al tamarro, al truzzo pazzesco. Però, se andiamo a aprire una parentesi evangelica, il dottore non viene per quelli che già stanno bene, no? Giusto, chiaro? Ho detto... Benissimo. È così. Cioè, sì. spesso ci si... un po'... ci si rende la vita facile, no? Con quello. Invece se ci si mette un po' in ascolto, ci si chiede anche dove stanno, come diceva giustamente Chiara, dove stanno i ragazzi che davvero avrebbero bisogno di un linguaggio diverso, di un modo diverso di presentare determinate cose, no? Quindi quella è un po' una missione, un po' una sfida, però di sfide si vive, no? È anche bello. Va bene. Possiamo andare avanti, ragazzi, o avete qualcosa così a caldo rispetto a questi punti che abbiamo provato un po' a evidenziare? Beh, Franci? No, io dico un flash proprio velocissimo. Per condividere che è proprio vero una cosa che ho sperimentato, cioè quando della famosa accoglienza, no? In questi anni in oratorio, ho già provato seguendo diversi gruppi, ovviamente nessuno ti insegna un po' come si fa, vai un po' un po' da autodidatta, no? Provi a buttarti un po', e ho notato che tra le varie tecniche, diciamo, quando c'era tanta accoglienza, però questa accoglienza durava un anno, due anni, tre anni, dopo un po' loro ti dicevano, sì, ho capito, però, cioè, quando è che diamo un po' di spessore a quello che ci stiamo dicendo, no? E in realtà con altri, appunto, quando l'accoglienza, come diceva Massimo, cioè, io ormai non ti devo più convincere a venire, perché ti ho già preso, sei già preso da venire, però a quel punto devi iniziare a dargli qualcosa, perché altrimenti loro dicono, va bene, è carino, grazie, mi sento accolto, però cioè, se non inizi a darmi qualcosa che inizi a veramente soddisfarmi, cioè, ti saluto. Tutto qua. Sì, a me piace anche, aggiungo una cosa di vita vissuta. Io sono stato animatore esattamente quasi come tutti voi da giovanissimo. Ho iniziato a 14 anni, ma perché al Belve, dove andavo io, in terza media, abbiamo buttato sta roba di fare l'estate ragazzi, ma avevo, diciamo, tipo 10 bambini, eravamo tre animatori scalcagnati. Poi da lì in poi è venuto fuori il Belve, fare i campi animatori, i salesiani e tutto. Però poi a un certo punto, come diceva Francesco, dopo un po' hai anche bisogno, se stai dentro una comunità che ti ha accolto, ti ha fatto crescere, ti ha fatto sperimentare l'animazione, di evolvere, no? In quel senso lì. Quindi è ovvio che tu rimani magari quel tipo di personas, però poi gli argomenti cambiano, l'accoglienza diventa altro, magari cominci tu a fare l'accoglienza. E portando questa cosa nel mio mestiere, non cambia granché questa cosa qui. Cioè non cambia granché, perché poi ti rendi conto che se tu riesci, cioè se la comunicazione che tu fai è così profonda, quindi fa parte della tua identità e riesci a beccare le persone giuste, poi dopo un po' sei addirittura tu che fai comunicazione agli altri, quindi sei tu che diventi animatore di quelli che sono animatori, per cui cioè è un cerchio che si crea virtuoso, anzi no, non è neanche un cerchio, è una spirale, perché si allarga sempre di più, per cui è anche carino come idea questa, no? Va bene, belle cose. Sì, molto. Va bene, okay. Cosa dite, proseguiamo? Va bene, allora adesso come funziona? Dato che
devo farvi vedere che cosa ho pensato, che cosa abbiamo pensato con Chiara. Andiamo appunto al concreto. Quindi l'idea è di farvi vedere questo schema qua. Il concreto che cos'è? È un lavoro di nuovo a gruppi, però stavolta ci divideremo in tre, perché dobbiamo ottimizzare un po' e arrivare a chiudere la cosa. Voi avete le vostre personas, quindi la prima cosa che farete è andare a scegliere la personas che preferite. Ne avete fatte 5, ne scegliete una per gruppo, quella che vi è piaciuta di più, che sulla quale volete provare a sfidarvi, a mettervi in sfida. Quella personas lì ha delle caratteristiche, sono state mappate anche delle tematiche, dei temi. L'idea è di andare a capire dove sta o come o dove sì, in che posizione è questa personas all'interno del vostro gruppo di lavoro, insomma, che poi è diventato una specie di oratorio, no? Il gruppo 1, il gruppo 2, il gruppo 3 che faremo. Il primo step è la piazzetta, cioè è un posto che non è dentro l'oratorio. Ho cercato di fare rima, solo cortiletto non mi è venuto in rima con il resto delle parole, il resto sono venute tutte bene. Piazzetta è un posto dove la vostra persona è in giro con i fra e le zie, scorre i feed, mette dei like, ma non ha ancora fatto il suo grande ingresso in oratorio. Questo cosa vuol dire? Che più o meno ha sentito nominare l'oratorio, lo conosce, però è là, è in mezzo, è ancora nella piazzetta e non sa ancora fare questo passaggio, cioè non vuole o non sa ancora fare questo passaggio. Poi abbiamo il momento sigaretta, lui è davanti all'oratorio con i fra e le zie, qualche volta ha buttato un occhio dentro, magari ci ha messo anche un piede ogni tanto, ma non è ancora convinto, cioè dice boh, sta cosa qua ancora non mi piace più di tanto. Magari davvero ha messo dei like a qualche condivisione, a qualcosa che ha visto della vostra pagina, ma anche offline sto parlando. Quindi sto dicendo un po' tutte e due le situazioni. E poi c'è il momento cortiletto. Il momento cortiletto è il momento dove lui è venuto. Magari si è sparato qualche castagnata, ha fatto 2 o 3 puntate del corso animatori perché ha saputo che come si diceva ai miei tempi, c'è gnagna nel caso maschile e nel caso femminile c'è qualcosa da mordere, come si dice. Per cui, però, è quasi convinto. Ha detto, ma sì, è un bel ambiente, mi diverto, insomma, qualcosetta si è combinato anche, per cui, dai, quasi quasi, ok? L'ultimo pezzo invece è saletta, non so se esiste ancora la saletta animatori, ma ai miei tempi c'era, era il posto più ambito, sembrava il privé dell'oratorio, dove gli animatori potevano andare, era la loro stanza, c'erano un po' tutte le loro robe, non potevi toccare. In un anno al Belve abbiamo fatto anche gli armadietti con i nomi, quindi delle cose quasi si tornava all'asilo. È convinto, cioè ha voglia con tutti i benefici del dubbio, cioè un beneficio del dubbio di a che stadio sia della sua convinzione, però è convinto, partecipa, viene, però bisogna un po' motivarlo, tenerlo lì, quindi fidelizzarlo, cioè qualcuno che è già più o meno fidelizzato, ma bisogna fidelizzarlo sempre di più, e quindi, ma perché la piazzetta, come c'è scritto, è sempre dietro l'angolo, quindi lui potrebbe da un momento all'altro dire vabbè, vi abbandono tutti, me ne vado, lui o lei. Ok, allora, che cosa bisogna mettere in queste strisce bianche? Se l'altra volta abbiamo parlato di delle tematiche, se siamo stati un pochettino alti, in questo caso dobbiamo declinarle. Quindi, come si diceva prima, se io in una delle mie tematiche, di cose che gli stanno a cuore, c'è l'amore, l'amicizia, come lo declino questo contenuto nella fase piazzetta? Come faccio a parlare a qualcuno che è ancora nella fase piazzetta di un argomento che secondo noi gli sta a cuore, come l'amore, o come l'amicizia, come lo stringere nuovi rapporti, incontrare nuova gente? Oppure qualcuno di voi ha parlato di autoaffermazione, che ha voglia di diventare adulto, ok? Quindi ci pensa già al momento di essere un po' adulto. Come la declino questa cosa qua dell'essere adulto, dell'essere indipendente nella fase cortiletto, nella fase sigaretta? Ok? È un po' come fargli fare una sorta di percorso.
in questo caso qua, quindi possiamo già cominciare a essere un po' concreti. Quindi a dire, ok, si parlerà di amicizia e lo faremo magari in un incontro di gruppo con questo tema. Contate che per questa prima fase avete una ventina di minuti, per cui cioè concentratevi anche sul fatto di riuscire a svolgere queste cose in 20 minuti, piuttosto alleggerite un po' il carico, eh? Non è che dovete programmare gli incontri di gruppo, per chi è già nella fase cortiletto, non dovete programmare gli incontri di gruppo da qui a quest'estate. Quello... Quanti? Ok. Per cui, se è tutto chiaro, noi vorremmo magari dividere la parte, dividere in gruppi, voi scegliete la vostra persona e lavorate su questi step, i tre gruppi. Allo scadere dei primi 20 minuti, cosa succede? La scheda viene praticamente passata all'altro gruppo, che fa una piccola revisione e aggiunge delle cose che magari o mancano oppure dà dei feedback. Quindi il gruppo 1 darà dei feedback alla scheda del gruppo 2 e il gruppo 2 a quella del gruppo 3. I 10 minuti successivi di nuovo cambio. Sostanzialmente il gruppo 1 si rivedrà il gruppo 3, il gruppo 2 rivedrà il gruppo 1 e il gruppo 3 rivedrà il gruppo 2. So che così non si capisce niente, però effettivamente è un gruppo rivedrà quello degli altri due, sostanza. Ok? Ma vi dettiamo noi i tempi, eh? Perché... Ma ho una domanda, ma quindi dobbiamo cercare di scegliere tutti più o meno personas diverse o... No, no, cioè, scegliete poi... anche quello è abbastanza indicativo, nel senso che se scegliete poi la stessa persona, se sarà interessante perché avrete dei feedback sulla stessa persona, ma se è diversa non importa. Cioè è un po' sperimentare un attimino questa sorta di metodo, no? Per vedere poi gli altri che cosa dicono, cosa vi dicono. Questa è un po' l'idea. Ok, in questo caso qua, e rispondo forse sia alla domanda di Francesco che di Marta, possiamo andare anche un po' in pressione, eh? Cioè se abbiamo parlato di amicizia di là, stando un po' alti, qui possiamo scendere e dire faremo il mese dell'amicizia, che è composto da tre incontri di gruppo sull'amicizia tra ragazzi e ragazze, altri incontri di gruppo tra amicizia, tra compagni di squadra, compagni di gioco, faremo degli esempi, l'invito a chi crea dei network in giro per il mondo, insomma, cose così, più un pochettino più di ordine pratico e operativo. Massimo, okay. Scusami, nella sì. Parte piazzette e sigaretta, che loro non sono in oratorio, quindi dobbiamo un po' capire come attrarli, giusto? Sì, esatto. Cioè, qui l'idea è proprio quella di dire, per ora non sono ancora in oratorio. La sigaretta, se fosse un qualcosa di, ve lo dico molto semplicemente, anche solo offline, il momento sigaretta è il momento in cui si può uscire e far due chiacchiere con loro. Quindi quando io esco dall'oratorio e ti trovo lì in momento sigaretta, quali sono gli argomenti che posso tirare in ballo? Come faccio a agganciarli e poi magari fare in modo che ritornino, no? Ok? Quindi dobbiamo cercare praticamente di completarla, tutta la tabella, cioè creare qualcosa per ogni luogo. Sì, diciamo. Sì, anche una, okay. Anche una cosa sola, no? Ok. Però va bene anche una cosa sola. L'idea è riuscire a completarla tutta, nel senso provare a fargli fare almeno fare una roba, anche perché no. Ok. Mm-hmm. Okay. Va bene. Ok. Allora, ciao Francesca Gottardo. Ciao, ciao. Lollo. Lollo, fammi un salutino. Ciao, ciao. Siamo solo quelli di San Salvatore. Ti stavo per chiamare con il tuo nome segreto, Lollo, ma non potevo davanti a tutti. Lollo ha un nome segreto. Non me lo ricordo. No, ma Massimo, ma io boh, ogni tanto mi perdo dei pezzi. Per Lollo cui... è il mio capo espiatorio. Quando facciamo le riunioni mi diverto un sacco a caricarlo. Non sto al passo, quindi ho perso un po' questa... Ok. Va bene. Com'è andata, ragazzi? Nel mentre abbiamo perso un membro. Elena. Francesco, assomiglia ad un attore. Io? Sì. Ma sono io l'attore, cioè non è, semmai c'è un attore che assomiglia a me. Che assomiglia a te.
Devo solo un attimo ricordarmi quale film ha fatto, eh. Ma è americano? Sì, credo di sì. Bradley Cooper? No, magari, se fosse lui, io scusate. Cioè, scusa? Se fossi... No? Appunto. Cioè, okay. Chiara, sei andata a beccare uno dei pochi attori che effettivamente corrisponde un po', come dire, alle mie aspettative. Ultimamente mi hanno detto che assomiglio a Pietro Sermonti. Però io me lo ricordavo... Pietro Sermonti. Io me lo ricordavo in Boris, che è una serie TV storica, diciamo, meravigliosa, e dicevo, no, non mi pare. Poi sono andato a vederlo adesso, effettivamente sì. Cioè, un po' qualcuno condivida per favore la foto, no, di Pietro Sermonti. Non lì, Marta, non lì. No, no, è vero, ti assomiglia. Aspetta, dovete vederlo in terapia di coppia, quella che, l'ultimo che ha fatto con Anna. Fatelo vedere. Quello di Marta. Faceva un medico in famiglia. Sì, lui. È vero. Pietro Sermonti, sì. No, scusate, sono preparato a condividere immagini perché è venuto fuori il nome di un rapper mai sentito nominare e abbiamo cercato questo rapper che penso sia una delle persone più inquietanti che abbia mai visto. Quindi, niente. È da un po' che facciamo questa cosa. Com'è che si chiama? Travis Scott. È forse credo sia il rapper più conosciuto in America, però. Davvero? E meno male. Sì. Allora sconosciuto non proprio, diciamo. Vabbè, ma hai detto in America, non in Italia. Vabbè, no, anche in Italia. Francesco ti ha ucciso. No, nel senso, Travis Scott è... Cioè, in effetti sono quasi orgoglioso di non conoscerlo, però... Credo abbia un 70 milioni di follower su Instagram. Sì. Ok, no, grazie, perché i miei ragazzi, un sacco di loro ce l'hanno come fotoprofilo. No, però, cioè, Travis Scott è strano, nel senso, se mi avessi detto un nome sconosciuto, avrei detto ok, però... Ma nel senso che è strano lui o è strano che non lo conosca? È strano che tu abbia detto che sia sconosciuto. Ah, ok. Ma Edoardo, okay. Noi siamo vecchi, devi capire no, questa cosa. No, ma è conosciuto, cioè, no, è conosciuto anche tra quelli vecchi. Cioè, allora, non ci stai dando dei ribambiti, non ho capito... Sì. Conosciuto tra i vecchi, tra l'altro, non so se avete notato, ma Edoardo sta rispondendo perfettamente in rima, è un rapper anche lui. Esatto, grande. Anche vecchi è un termine. Vabbè. E poi l'hai detto anche con quel tipo di cadenza proprio da rap, no? Vecchi, cioè non lo so, okay. C'è quel... Esatto. Un c'era un flow esatto, nel tuo esatto. Dire vecchi che... Va bene. Okay. Allora ragazzi, come è andata? Penso bene perché abbiamo dato una sbirciata e ci avete preso alla grande, per cui... Sì? Ok, qualcosetta da segnalare, qualcosa che avete notato che insomma in generale vi va di condividere in questo poco tempo che ci resta? Ci resta stasera, non sembrava... Esatto. Silvia, tu vuoi parlare? Ah no. Perché ti sei un attimo illuminato, ha detto sei arrivato. Ah ok. No, beh, a caldo direi che è stato bellissimo come lavoro. Cioè mi è piaciuto molto vedere il lavoro degli altri, modificare, pensare a delle idee, ripensare magari a delle idee che avevamo messo come primo step e riproporle magari nei successivi. È stato interessante. Ok. La parte dove avete trovato un po' più di difficoltà, di sia in generale che nei singoli passaggi? Ma forse parlando un po' per il nostro gruppo, poi se il mio gruppo la pensa diversa lo dica. Chi se ne frega? Ah no, pensavo... Forse è stato il passaggio del cortile. Noi ci siamo arenati un po' in quello, a dire il vero. In che senso, Rachele? A pensare cosa fare nella fase cortile per poi pensare a una fase successiva che è la fase saletta. Ok. Qualcos'altro? Non c'entra con la difficoltà, però secondo me è stato bello fare il lavoro degli altri, cioè riguardare il lavoro degli altri perché ti mette anche in discussione su quello che avevi già pensato. E quindi, ah cavolo, però effettivamente questo passaggio forse ha senso così,
e poi si valuta, si decide insieme. Quello è stato bello, perché se tu fai solo il tuo pezzo poi sei più convinto, invece mm-hmm. anche il modo di ragionare degli altri gruppi, questo ti mette in discussione un sacco e ti dà anche nuove idee, perché poi ci ha fatto avere nuove idee per le soluzioni che abbiamo già trovato, quindi è stato bello. Ok, ottimo. Io ho notato, dal punto di vista più allargando un po' lo sguardo, che questa cosa della patente accomunava, non so se tutti e cinque, ma parecchi dei vostri, forse solo la ragazzina la lasciava un pelino indifferente alla questione della patente, no? E qua mi dà un po' lo spunto per farvi fare quel discorso di particolare generale, cioè alla fine la patente è un gancio che si può utilizzare in qualche modo, poi però che cosa nasconde la patente? Stai diventando grande, hai le responsabilità. È un po' lo stesso discorso delle chiavi di casa, no? Quando si regala il portachiavi al figlio che cresce, dietro quel regalo lì c'è da parte dei genitori il fatto di dire: caspita, mio figlio, gli do le chiavi di casa. Poi non so quanti di voi siano già genitori, però succederà, e quello è un po' un passaggio, no? Cioè, dal portachiavi, e in questo caso dalla patente, si può passare al discorso della tematica un po' più alta, quindi dire la responsabilità, il fatto magari di vivere e condividere questa cosa con un gruppo di ragazzi che hanno la tua stessa età, in quel momento sono in quel passaggio lì. Ci sono tante cose che qualcuno di voi ha provato quando era più giovane o ancora più piccolo, e che erano dei passaggi pazzeschi, che uno dice: se sta cosa non funziona, chissà cosa ne sarà della mia vita, di me. In realtà adesso, riguardandoli, uno dice: vabbè, che stupidata, no? Per cui questo un po' serve andare nel particolare. Voi in questo esercizio qua, secondo me, l'avete fatto molto bene, cioè siete andati anche a trovare il discorso della pizza, della rapidità. Ho letto in uno dei gruppi, ho letto lo speed date, no? Che detta così uno dice: fai lo speed date all'oratorio, sei fuori. E in realtà, parlando anche di relazioni digitali, è molto interessante come argomento, perché la relazione digitale è un like, è un far scorrere un feed, vedere continuamente passare delle immagini, quindi ha della superficialità, però il contraltare è la profondità con la quale invece tu devi ragionare, che non è tutto lì, che io ti metto un like, ma in realtà poi è bello approfondire il rapporto dal vivo, la relazione. Quindi questo è già un altro gancio, no? Si può trovare. Per cui, no, cioè, diciamo che nel complessivo del tutto ci sono degli elementi che tornano, e direi che il lavoro, cioè, ci avete preso, cioè quelli sono dei temi che poi, se vuoi, ritorni anche un po' indietro e trovi l'argomento, il perché hai strutturato quel tipo di attività, perché hai fatto lo speed date, perché ti sei inventato la domanda sulla patente. Cioè, questo è un po', diciamo, un esercizio per andare e tornare, e non vi nascondo che fa parte un po' del design della comunicazione, se vogliamo proprio metterla sul difficile, perché quando uno fa un prodotto di design fa tutta una parte di analisi che, come avete visto, è pesante, difficile e anche un po' articolata, poi va a comunicare, va a dire quello che deve dire, a progettare quello che deve progettare, poi però fa anche una sorta di misura e quindi torna indietro. Se c'è qualcosa di sbagliato, che non funziona, torna indietro. La cosa più sbagliata è dare colpa a chi riceve e dire: vabbè, ma sono tutti una massa di truzzi maledetti che vogliono solo prendere la patente o farsi le tipe e i tipi. Quello è l'errore. La cosa virtuosa è dire: ok, c'è qualcosa che non va in quel passaggio, magari non sono le persone giuste, non le ho mappate bene, non ho trovato bene le motivazioni, le tematiche, eccetera, non ho fatto l'attività giusta, per cui c'è qualcosa che non è andato bene in questo meccanismo di analisi, sviluppo e misura.
scusate se sono andato un po' sul tecnico. Posso aggiungere una cosa, Massimo? Anche due. In realtà sono due, infatti, mi sono detto peccato. No, una che è stato molto interessante, il gruppo che ha lavorato sul torneo di calcetto. Come è stato modulato il passaggio? Cioè, è stato, era, non mi ricordo che gruppo fosse, però era interessante, si intuiva lo sforzo di provare a declinare. Cinque, ecco, declinare la proposta del torneo di calcetto nelle diverse fasi. E poi questo discorso delle fasi era un po' anche il discorso che faceva Franci, no? All'inizio, nel senso che pensare che davvero è un percorso quello che noi offriamo in oratorio e che quindi l'animatore stesso deve avere quella dinamicità, flessibilità, ma anche questa capacità continuamente di monitorare il proprio ragazzo dov'è. Un po' credo che questo sia quello che ci permetta anche a un certo punto di rischiare, di alzare un po' l'asticella, perché il passaggio, come diceva anche un po' Rachele, no? Da, non lo so, da cortile a saletta, adesso Massimo ha usato queste immagini che sono molto interessanti, no? Che ci aiutano secondo me a capire, però in quel passaggio lì c'è un salto di un certo tipo, perché vuol dire che lì ci sono delle aspettative, delle richieste, c'è un coinvolgimento, c'è una progettualità che cambia, c'è anche un rischio di una delusione, perché accompagnare un ragazzo a fare quei passaggi comporta anche un rischio, un esporsi da parte dell'animatore. Sono passaggi molto delicati. Sono delicati come qualsiasi relazione che si viva, ecco. Non dimentichiamoci mai, ecco, questa prospettiva dell'educare, che non è solo un accompagnare, un accogliere, ma è l'arte anche proprio di generare qualche cosa di nuovo. Quindi credo che questi passaggi belli che Massimo ha definito dobbiamo proprio pensarli come un'opportunità davvero per generare qualcosa di nuovo nel nostro ragazzo, un cambiamento, perché sapete voi benissimo che se un ragazzo lascia la zona del giardinetto e si sposta in cortile, questo può determinare un cambiamento serio in lui. Aggiungo solo una cosetta al volo, non è detto che le stesse cose, cioè è stato bello questo passaggio del torneo di calcio, no? E segna anche il fatto di all'inizio ti invito a giocarlo, alla fine il passaggio è mi aiuti a organizzarlo, no? Ed è un passaggio interessante e segna il fatto che, cioè, forse chi è dentro al meccanismo ha voglia poi di crescere, di diventare organizzatore, no? Cioè, piuttosto che dire ci gioco con un altro spirito. E quindi è anche davvero un passaggio educativo. Non sono più il giocatore, ma sono anche l'organizzatore, per cui ho anche un certo tipo di responsabilità, cioè tutto un cambio, no? Per cui davvero, cioè, come tipo di metafora è anche carina da utilizzare. Va bene. E poi forse l'ultima, scusa Massimo, pensavo aggiungendomi a questa cosa qua, il discorso che faceva Silvia, che era interessante, no, del gruppo, che non è detto che per tutti i ragazzi, qui c'è la complessità, però ritorniamo poi in realtà all'inizio del nostro lavoro, non è detto che per tutti i ragazzi l'essere saletta voglia dire la stessa cosa. E quindi in questo si ritorna al discorso iniziale, cioè che il conoscerli ci permette anche di capire il percorso che quel ragazzo sta facendo. Quindi è veramente un gioco di equilibri, perché da una parte c'è un gruppo che prosegue il cammino, ma dall'altro ci sono delle persone che crescono. E quindi quello che per me è l'indicativo del fatto che il mio ragazzo è entrato nella saletta, non è detto che sia lo stesso per tutti. Quindi forse avere un po' la capacità di chiarire che cosa vuol dire per noi essere nella saletta. Certo, sì. Poi vabbè, la cosa interessante è che questo processo qua ricalca esattamente una cosa molto più di comunicazione, marketing, un po' più sì, se volete, di robe non così profonde come quelle che stiamo trattando noi, però nella differenza qual è? Che nella comunicazione e nel marketing, quando prepari dei contenuti, ti dicono non importa poi quando o se il tuo cliente esce dalla fase
saletta, sigaretta, che poi sono chiamate in modo diverso ovviamente, no? Però non importa se il tuo cliente esce o se ci rimane lì una vita, l'importante è che tu gli dai dei contenuti, che lui ti continui a vedere, eccetera. In realtà in una comunità educativa, secondo me, invece il passaggio è quello, cioè è riuscire a fargli fare quei tipi di passaggi lì, perché se no uno continua a fargli proposte non da oratorio, ma da animazione, cioè tipo il gioco aperitivo. Tu lo fai per un motivo, lo fai per un motivo quando sei in spiaggia, e chi se ne frega se poi dalla spiaggia vengono anche a bere il cocktail o fare altre cose. Invece qua noi dobbiamo avere cura di come gli facciamo fare i passaggi da un punto all'altro, e chi, come diceva Chiara prima, che cosa succede quando passano da un punto a un altro, perché altrimenti crolla il discorso educativo Va bene. Ho detto tre volte va bene, ma non perché volessi chiudere, perché è quasi un intercalare. Beh, direi che di cose ne sono saltate fuori. Può essere utile che magari vi appuntiate dei passaggi, degli spunti, delle cose che vi mettete un po' a memo, un po' del vostro essere animatori in questo tempo. Va bene? Domande, anche se vi vengono, segnatevele, perché così partiamo da lì la prossima volta. Ok. Poi per l'ultimo incontro io proporrei un premio per l'assetto migliore, giuro che mi impegnerò anch'io, perché devo aggiungere che io continuo a stupirmi di come Tony e Elisa riescano a architettare il modo di stare in scena. Prima c'era Tony, appoggiati al muro un attimo. No, devi stare in camera però, così. Elisa, vieni un pelo più avanti, stai seria. Cioè, sembra l'album di un duo, tipo, non so. Sì. È vero. Cioè, veramente, avete delle... No, dobbiamo trovare tutti un assetto diverso. Sì, assolutamente. Va bene. La zebra di okay. Marco, poi vabbè. La zebra è fantastica. Guardate che anche i colpi di proiettile dentro, Ci sono i buchi. Sì, ma non l'ho... Cioè, vabbè, lasciamo stare. E sarà meglio. Poi c'è qualcuno che dà fastidio, direi. Lasciamo stare. No. Una cosa vecchia, tanti anni fa. Non vostra. Adesso non si può più. No. Va bene. Okay. Ciao ragazzi, grazie. Grazie per il lavoro. Tutto. Buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao. 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 Ciao.